Cloud Champions di Andrea Saltarelli. Ci siamo, benvenute e benvenuti a una puntata che è tanto ricorrente quanto, perché ormai è il terzo anno che la facciamo, quanto per me è sempre speciale, perché speciale è l'ospite che abbiamo oggi. Abbiamo con noi un amico di vecchia data, che è Stefano Mainetti. Tante cose è Stefano Mainetti. Oggi è il direttore scientifico, nel contesto della fondata, dell'Osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano. Ciao Stefano, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, Stefano, 2024 è un anno, dal mio punto di vista, che nasce con dei presupposti molto forti, strutturali, che sono stati posti nel corso del 2023, un po' come se il 2023 fosse stato, non dico un anno di transizione, ma un anno di costruzione e trasformazione, perché il 2023 è stato l'anno nel quale FinOps è diventato un tema del quale si è parlato tanto. L'osservatorio ha fatto un grande lavoro sia di divulgazione ma anche operativo con i workshop, quindi è una delle conseguenze di FinOps, cioè dell'attenzione ai costi, è stata quella del cominciare a sentir parlare, se non addirittura anche fare, di repatriation. Il 2023 è stato anche l'anno nel quale l'ultimo degli hyperscaler che non aveva una region in Italia, quindi Microsoft, il 3 ottobre, se ricordo bene, dell'anno scorso, ha rilasciato Italy North. E anche se ci smarchiamo un po' dalla, chiamiamola, classe hyperscaler, tanto in realtà locali che già avevamo, tipo Aruba, che ha annunciato l'iniziativa Aruba Cube con il Politecnico di Torino, quanto per esempio Akamai, che ha aperto il data center di Milano, ok, quindi un rinnovato interesse anche sul fronte dell'infrastruttura. Quindi 2024 parte con dei presupposti molto interessanti, gli hyperscaler tutti con la region, un'attenzione sul discorso di pianificazione economica, di governance, anche a costo di fare repatriation. Oltre agli hyperscaler, anche i cloud provider non hyperscaler che investono sul territorio. Che cosa stai osservando, dati questi presupposti, in merito al mercato cloud italiano? Bene, sì, hai messo sul tavolo i temi più importanti, quindi effettivamente è vero, l'anno 24 all'inizio si era proprio etichettato un po' come l'anno in cui le aziende dovessero valutare bene come riposizionarsi nella loro strategia cloud, e si iniziava a dire l'anno della repatriation. È vero, è stato proprio un po' la tematica iniziale che ha portato molti decisori ad approfondire l'argomento. In questo scenario c'è da dire, rimaniamo prima a livello globale, poi arriviamo in Italia. In questo scenario c'è da dire che il 2023 era l'anno in cui si era detto è l'anno del cost cutting. E se ti ricordi, anche i titoli azionari, i primi quarter del 2023, i titoli azionari degli hyperscaler ne aveva risentita di questa prima osservazione degli analisti di mercato, che dicevano con il Covid si è in qualche modo abusato del cloud, perché si era obbligati a consumare servizi per poter continuare a operare. Quindi il lockdown aveva aiutato tutte le aziende a prendere decisioni magari anche affrettate, comunque insomma a un aumento dei costi, e il cloud era cresciuto negli anni molto in quegli anni lì. Poi si è iniziato a fare di conti e siamo arrivati proprio al FinOps. Come dicevi tu, nel nostro osservatorio abbiamo fatto addirittura due workshop su questo tema, come gestire il ciclo finanziario del cloud, e nel 2023 si era partiti con quell'argomento. I dati di fatto però, ex post, se andiamo a vedere anno su anno la crescita 2023 su 2022, complessivamente è stata circa dell'ordine del 21-22%. Quindi c'è stata maggiore attenzione ai costi, ma contemporaneamente le scelte di migrare verso cloud come nuovo paradigma che dà velocità, tempestività, agilità, innovazione alle imprese, hanno spinto le imprese a proseguire nel loro percorso, pur avendo una maggiore attenzione ai costi.
Il 24 riparte con la stessa attenzione, dire bene, ma siamo proprio sicuri che le prime iniziative, cioè repatriation è in genere concentrato sul fatto, ma le prime iniziative che hai fatto, quelle lift and shift, cioè cercare di portare dei workload da dentro l'azienda così come sono, e quindi senza rimodernizzare il parco applicativo, ma spostarlo nel cloud con quel business case che avevi fatto nel 2020 o 2018. Oggi ti tornano quei numeri e quindi riesci oggi a rivedere il tuo business case e a prendere decisioni più consapevoli. Ecco, parte così l'anno. Di nuovo c'è quindi, oltre all'attenzione ai costi, anche un'attenzione nei modelli di cloud ibrido e di multi-cloud delle aziende che tengono in considerazione quindi la gestione del ciclo finanziario e di ragionare in un mondo ibrido in cui devi prendere il meglio dei servizi che puoi effettivamente costruire all'interno del tuo data center o mettere in collocazione o magari in un edge, verso invece i servizi che puoi continuare o vuoi investire per poter fruire da un cloud pubblico. E di nuovo, cosa iniziamo a vedere dopo il primo semestre? Almeno a livello globale, di nuovo, le previsioni di crescita, sono sempre sopra il 20% del mercato cloud globale, in particolare infrastructure as a service e platform as a service. Sui software as a service, in effetti, si inizia a vedere un po' di rallentamento, ma più che compensato da questi due ambiti. Quindi, in sintesi, alla tua domanda è che è entrato dirompente il fenomeno dell'intelligenza artificiale. Cioè, nelle piattaforme oggi ci sono delle primitive che permettono alle aziende di sperimentare o di innovare utilizzando dentro il paradigma del cloud, utilizzando degli strumenti che costruirli internamente all'azienda sarebbe effettivamente in termini di tempi e di investimenti non perseguibile. E quindi in definitiva è vero, i due titoli a inizio anno sono titoli di consapevolezza, ma dall'altra parte il paradigma del cloud è un paradigma che cresce ininterrottamente da quando si è iniziato, da quando 2006-2007 sono nati i primi player, pure player del cloud che facevano poco più che infrastructure as a service. E continua imperterrita proprio una trasformazione di paradigma. Guarda, hai toccato un tema che è quello dell'AI come fattore di crescita del cloud, che è percepibile, ma anche l'altro ieri per chi ci ascolta in live. Tra ricordo a tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando in live che possono porci domande tramite la chat. Cioè, l'altro ieri, per chi si ascolta in diretta, alla AI Conf si è percepito, ma penso alla roundtable sul AI da un punto di vista di mercato, dove abbiamo avuto l'Head of Innovation di Fastweb, Luigi Bianchi, che ci ha dato innanzitutto una misura. Ricordiamo chi ci ascolta che Fastweb sta addestrando un modello LLM in italiano, su corpus italiano, che è cosa diversa da dire che ChatGPT supporta anche l'italiano, che lo sta addestrando in collaborazione con AWS, che è un modello che sarà reso disponibile su Hugging Face. Ma una cosa, un bel dettaglio che Luigi ci ha dato ad AI Conf, è che l'investimento messo a budget per questo addestramento sono 100 milioni di euro. 100 milioni di euro iniettati così in un mercato locale cambiano tanto, sono uno spike decisamente importante. Quindi le crescite a doppia cifra rischiano sì di essere a doppia cifra, ma magari dove il primo numero non è un 1 o un 2, ma quest'anno anche di più. Quindi personalmente, ma qui chiedo quale sia la tua sensazione o le tue osservazioni, quanto la crescita sia sostanzialmente cloud, il discorso 80-20, l'80% è cloud, e quanto invece AI, perdonami, e quanto magari invece AI stia inducendo anche una crescita di
ecosistema collaterale, perché altrimenti rischiamo che una volta che che andrà un po' a scemare il meccanismo cloud, un po' come a un certo punto il lift and shift in puro è scemato, e a quel punto se non hai costruito altri fattori di crescita, altre leve, rischi di essere un po' in panne. C'è qualche osservazione su questo tipo di dettaglio, di fattore? Assolutamente, assolutamente è così. Nella storia, quello che abbiamo osservato, rimaniamo al mercato globale, poi entriamo anche nel mercato italiano, è che le crescite comunque sono sempre state superiori ai timori degli analisti. Questo accade ininterrottamente dal 2016. Quindi a fine anno la crescita è superiore a quella stimata. Questo perché? Perché effettivamente c'è un bellissimo post, chi mi segue su LinkedIn ha visto anche per questa diretta ho pubblicato qualche dato, qualche numero, c'è un bellissimo post che dice ma è un po' come un mille foglie cloud, cioè avendolo stratificato così bene a livelli di servizio dal desktop as a service, business process as a service, platform as a service, infrastructure as a service, software as a service, cioè è la servitization dell'information technology. E se pensiamo all'intelligenza artificiale e a quegli investimenti necessari per riuscire ad essere competitivi in quell'ambito, di nuovo è un'ulteriore nuova modalità di arrivare sul mercato, un modello di delivery. Come arrivi sul mercato enterprise globale facendo quegli investimenti? Attraverso un paradigma che è quello di erogare i servizi via internet, cioè un as a service che fa rientrare nel calderone del cloud. Quindi quando poi tu misuri cloud, e non a caso il termine, no? Questo termine nuvola, è confuso, in realtà c'è dentro così tanto che anche nei momenti di razionalizzazione, di revisione di alcuni trend, ci accorgiamo che ci sono più nuovi servizi più che compensativi di questo. E l'intelligenza artificiale è un esempio dirompente. Tu facevi un caso di un investimento italiano di cifre importanti, perché parlare di centinaia di milioni in Italia è un investimento importante. Se solo proviamo a ragionare a livello worldwide e andiamo a vedere gli investimenti in conto capitale sull'intelligenza artificiale fatti dagli hyperscaler, iniziamo a parlare di 30-40 miliardi di dollari l'anno. E quindi qui capiamo che il modello di business che sta sotto, chi eroga questi servizi, ha una capacità di investimento di capitali che rende una continua fucina di innovazione queste piattaforme. Insomma, il platform as a service erogato oggi dai leader del cloud computing, ma poi c'è tutta una filiera competitiva che si adegua di conseguenza, è una cassetta degli attrezzi che innova per portarci nella quinta rivoluzione industriale, e quindi è un driver formidabile di trasformazione. Quindi sì, in questo momento quando noi parliamo di cloud computing dobbiamo dimenticarci ciò che pensavamo fosse cloud quando è partito, perché continua a rinnovarsi e continua a trasformarsi per andare a cogliere tutti i trend innovativi. Anche l'ultimo annuncio che ha fatto Apple del fatto di mettere l'intelligenza artificiale sul device, e che abbiamo visto che numeri ha fatto in termini di impatto sul titolo di Apple dopo l'annuncio, però prevede che quando tu fai una query su Siri e non c'è dentro il tuo smartphone una risposta, perché che ne so, gli chiedi Siri dimmi come meglio fare la torta di mele, quindi è una domanda ad impatto su delle informazioni generiche che non stanno nel tuo device, l'accordo prevede proprio di andare in una piattaforma, l'accordo che hanno fatto con ChatGPT, GPT al momento, per andare a trarre una risposta da quello che è un servizio che viene erogato in modalità software as a service dalla rete. Anche quello sarà un altro dei numeri che noi andremo a misurare come il mercato globale del cloud del software as a service. Insomma, è una piattaforma oggi che è il nuovo paradigma di riferimento con cui si costruiscono ecosistemi di attori che trasformano col digitale la nostra società. Dobbiamo oggi percepirlo in questo modo. Hai toccato un altro tema che veramente crea una potenziale discontinuità, cioè quella dell'AI sul device, perché penso a Microsoft che ha annunciato che l'aggiornamento di Windows 11
previsto quello per H2, quindi novembre, richiederà, o meglio, per una serie di funzionalità, quelle che le funzionalità nuove, richiederà che la capacità computazionale in termini di inferenza del device debba essere di almeno 40 trilioni di operazioni al secondo, proprio perché loro lo chiamano Copilot Plus, i PC di classe Copilot Plus. Quella è stata stimata essere la potenza di calcolo necessaria a portare l'AI in locale, per far sì che le cose che siamo abituati a fare col device, anche se connesso normalmente, banalmente apro Paint, carico un'immagine, applico un effettino, verranno fatte tutto tramite AI. E quindi adesso arrivo a una domanda, cioè se io a questo punto io vedo un AI a tutto stack, full stack, che va dal device fino alla comunicazione, vero, alla corporate image. Cioè prendiamo il keynote di Microsoft Build di quest'anno, è stato il 21 maggio, abbiamo fatto anche, come al nostro solito, il watch party del keynote, 2 ore di keynote ed è stato tutto AI. Poco meno di un mese fa abbiamo avuto le AWS Summit a Milano, ovviamente ero presente, AI. Il 27 di giugno, quindi tra una settimana, Google Cloud Summit a Milano, guardiamo la comunicazione, è tutto AI, e arrivo alla domanda. Con un mercato, a partire dagli hyperscaler, che stanno investendo decine di miliardi di dollari, come tu hai giustamente detto, ricordiamoci che ChatGPT esiste perché Microsoft ha messo 13 miliardi in OpenAI e gli ha fatto usare 10.000 GPU Nvidia per il training, che anche quello è un bel valore. Questi investimenti, anche in termini di comunicazione, a un certo punto creano una necessità di rientro economico, di monetizzazione. E in questa corsa all'oro, allora, mi sembra un gioco di parole, ma mi chiedo quali spazi ci siano per una adoption che non sia basata sul puro hype, che sia consapevole, se non addirittura responsabile. Cioè ne abbiamo messe a fila tre paletti non banali, figurarsi a combinarli. Come la vedi? Cosa vedi? Ok Andrea, è una domanda. Allora, cloud è uno degli elementi a questo punto della risposta, perché certo. Sono d'accordissimo con la visione full stack. È molto poco probabile, almeno nel breve termine, che le aziende si dotino della potenza di calcolo necessaria per addestrare e far girare i propri algoritmi on-premise. È più probabile, anzi è stato famoso un talk che ha fatto Peter Thiel, che ha detto: guarda, la nuova currency del futuro sarà la potenza di calcolo. E in effetti stiamo accorgendo che gli investimenti, a parte il titolo Nvidia che abbiamo visto appena diventata la società che capitalizza più nel mercato, e gli hyperscaler stanno facendo investimenti enormi in data center a livello globale. Anche in Italia sta accadendo molto, quindi è molto più probabile che si debba infrastrutturare un sistema di servizi che danno la potenza di calcolo necessaria per la potenza necessaria per l'intelligenza artificiale. Quindi il modello del cloud sarà comunque un punto di riferimento per avere la potenza di calcolo necessaria. E questa è la risposta che riguarda il cloud. Diversa è la risposta che riguarda, è vero, prima o poi questi servizi verranno più monetizzati di oggi, soprattutto quelli più noti consumer. Già anche l'accordo Apple, no? Hai visto cosa ha detto? Per quando devo uscire dal device io mi appoggerò su ChatGPT, e l'accordo è un accordo di revenue sharing con ChatGPT, quindi basato sulla certezza che ci sarà una monetizzazione nei servizi anonimi di ricerca che partiranno dal device Apple e andranno su una piattaforma cloud esterna. Allora lì il tema è diverso, cioè un utilizzo consapevole porterà sia noi come consumer che soprattutto le aziende a fare delle riflessioni su come
mantenere la riservatezza dei dati, la proprietà magari di alcuni algoritmi che devono essere così generici, ma più verticali, più small language models, specializzati sulle loro verticalità di bisogno. E di nuovo ritorneremo a ragionare di qual è il modello giusto, quindi sarà un modello hybrid, senza dubbio, andare a prendere meglio cosa segregare di questi dati, e multi-cloud, quale sarà il provider corretto dal quale io consumerò i servizi. Quindi la mia risposta è: il tema di consapevolezza deve ancora venire, anche perché siamo veramente solo all'inizio, abbiamo solo scalfito il tema dell'intelligenza artificiale per poterlo comprendere, quindi non abbiamo capacità ancora di comprenderlo. Ed è velleitario cercare di interpretarlo oggi alle informazioni che abbiamo. Ma per certo invece cloud ha più storia ed è la piattaforma di delivery che sarà un asset fondamentale per affrontare questo argomento. Quindi la risposta sintetica è: noi che ci occupiamo di cloud ci dimentichiamo velocemente di come il cloud è nato, ma dobbiamo stare molto molto attenti e pronti oggi per ragionare correttamente di hybrid, di multi-cloud, di collocation, di sicurezza nel cloud. Dobbiamo ragionare molto bene anche in termini di aging, di distribuzione della potenza di calcolo e, perché no, anche di on-premise, quando e in che modo serve. Chi può giocare bene questa partita? Beh, io credo che la community che segue Cloud Champions, che è una community di persone con sensibilità tecnica, dei CTO, degli sviluppatori, è la salvezza per non prendere decisioni dettate dalla moda del momento, piuttosto che invece dalla consapevolezza informata di fare decisioni che hanno una creazione di valore enterprise. Credo, sono stato anch'io all'AI Conf e ho visto che uno dei talk diceva proprio questo, cioè usciamo dalla moda, il momento è vero, spinge a prendere decisioni di pancia, ma ragioniamo bene con le scelte tecniche che dobbiamo fare di come generare valore, cioè business case che generano i valori e in che modo assettare l'architettura sottostante del sistema che eroga il servizio. È un tema di una complessità che non può essere affrontato con la pancia, è un tema complessità tecnica, architetturale, che richiede competenze Certo, raffinate, prima di andare un moderne e pochino raffinate. in drill down su alcune, diciamo, clusterizzazioni di mercato, arrivare al mercato italiano, una volta tu mi hai detto che sono l'uomo dei numeri, volevo dare qualche numero a sostegno di una serie di cose che hai detto, perché mi piace l'idea che la nostra audience abbia la magnitudo, abbia sensibilità sulla magnitudo di ciò che hai detto. Quando hai parlato di edge hybrid, noi stiamo parlando di un mercato. Per esempio, prendiamo OpenAI. Sappiamo che a fronte di accordi tra Microsoft e OpenAI, l'unico provider per i modelli OpenAI che sia GDPR compliant e quindi di fatto usabile nell'Unione Europea è Azure. E Nadella ha dichiarato nel keynote di Build che Microsoft ha già 50.000 clienti, quindi aziende attive relativamente ai servizi OpenAI su Azure. E quando Microsoft ha pubblicato i modelli, quindi il GPT-3 e il ChatGPT che abbiamo conosciuto tutti, l'iniziale, in Europa, li ha pubblicati tutti su West Europe come region. Quando è arrivato GPT-4 e ChatGPT-4, West Europe era saturata e quindi i modelli in quella versione sono stati messi sulla region Francia. Ora è arrivato GPT-4 e hanno dovuto usare, anche siccome France South è satura, Sweden, e siccome la previsione di Sweden è una saturazione tipo domani mattina, settimana scorsa. Questo perché l'abbiamo inserito nell'ultima puntata del podcast di Cola Cloud, che è andata live ieri. Microsoft ha annunciato un accordo con Oracle Cloud, per usare Oracle Cloud come capacity addizionale per OpenAI in Europa. Poi tu leggi le press release di tutte le aziende, 2 o 3 settimane fa, non ricordo, OVH Cloud,
che ha rilasciato una local zone a Milano e tutti questi provider a qualunque scala, anche Oracle, leggi la press release di Oracle dell'annuncio della partnership con OpenAI e Microsoft, ed è una press release che invece che parlare di business, dell'opportunità di business, dice ci hanno scelto perché noi sappiamo, la nostra infrastruttura permette la creazione di super cluster di GPU Nvidia con fino a 64.000 GPU di classe Blackwell, le ultime, no? Quindi è sempre tutti nel dire abbiamo annunciato local zone, edge computing e quant'altro, dicono quanta AI possono fare nell'ottica di distribuire. Mi piaceva, tu hai appunto hai citato ibrido, on-premises, edge, e volevo che ci fosse contezza dei numeri di cui stiamo parlando e del fatto che è un fenomeno che finisce nelle press release, non è una cosa che ci diciamo io e te. No, è proprio così, hai fatto benissimo ricordare questi numeri. Beh, ritorniamo a quello che cioè, ha fatto scalpore Peter Thiel, che dice è la nuova currency più dei bitcoin, cioè avere la potenza di calcolo necessario per poter rispondere alla domanda che sta crescendo a ritmi impressionanti è una sfida non banale, perché le CPU sono fisiche, quindi se il bisogno è un bisogno immateriale, anche solo per chiedere dammi la... mettimi a punto elenco le date riguardanti la storia della Costituzione italiana che serve a uno studente per preparare l'esame di maturità. Cioè, è una domanda consumer su un bisogno puntuale. In realtà dietro c'è tutta un'infrastruttura da approntare e quindi è un vantaggio competitivo chi riesce oggi ad avere spazio per dar risposta a questa domanda. Ecco perché ci sono le press release. E qui mi dai anche l'apertura, se vogliamo iniziare a entrare anche nel mercato italiano, che ecco che questa potenza non può essere fatta in un solo data center, in un solo campus, ma sono distribuiti in tutto il mondo. E mi dicevi, guarda che addirittura alcune region oggi occupano spazio dove c'è capacità a disposizione, ma il fenomeno è globale e si sta infrastrutturando tutto il territorio. E noi abbiamo un osservatorio, l'osservatorio sui data center in Italia, che ha misurato una crescita impressionante, 23 su 22. Cioè in Italia, rispetto al 22, siamo arrivati a 430 megawatt di nuovi data center messi sul territorio, con un investimento previsto dal 23 al 25 di ulteriori 15 miliardi di euro. Cioè si sta infrastrutturando anche il territorio della nostra nazione, che non brilla per anticipare il mercato, nel digitale siamo sempre stati un po' follower, ma con livelli di investimento da 15 miliardi anno su anno che sono realmente interessanti, molto interessanti, e sono tutte iniziative private. È vero che c'è anche il fenomeno del PNRR, del cloud nazionale dentro questi numeri, ma sono 8 grandi player internazionali che vengono ad infrastrutturare il nostro territorio. Quindi sì, il fenomeno è questo. Immaginati solo, fra pochi anni, quando avremo l'intelligenza artificiale nel device, ma magari l'avremo negli occhiali, comunque vivremo una realtà che sarà arricchita da un insieme di informazioni tratte da calcoli computazionali, da nostri assistenti, che ci permetteranno di avere risposta ai nostri bisogni tempestivi di altissimo valore. Beh, questo sarà tutta potenza computazionale che dovrà seguirci, dovrà seguire le automobili per prendere le migliori decisioni, dovrà servire i sistemi di automazione industriale, i robot per lavorare meglio, dovrà seguire le smart cities in qualsiasi servizio di ottimizzazione energetica e così via. Tutto questo dietro avrà algoritmi di intelligenza artificiale per fare i calcoli di ottimizzazione, di trading, di tutto ciò che serve per gestire al meglio le risorse sottostanti computazionali. Questa è una sfida prospettica impressionante. E qual è il paradigma abilitante questa capacità di connessione dal device in possesso nostro fino ai calcolatori di back-end che hanno la capacità di storage più impressionante? Beh, sarà comunque un paradigma che lo chiameremo cloud, nel senso che ormai è nato questo termine, ma sarà un sistema a multi-layer che va da on-premise ai sistemi di edging fino ai sistemi di back-end
e quindi al di là del nome, ma credo continueremo a chiamarlo cloud, chi si occupa di scelte architetturali dovrà di nuovo tener conto bene di come fare il layering per consumare questi servizi, tenendo presente che questi servizi avranno dei costi dinamici, perché una delle caratteristiche del cloud è proprio perché si fa multi cloud, per poter fare arbitraggio su prezzi, per poter fare scelte consapevoli, prendendo il servizio che ti dà il maggior valore al costo più contenuto, no? E quindi sono servizi dinamici, su cui fare scelte tecniche dinamiche. La semplicità di aver comprato un mainframe, messo in un data center e lì sopra costruire il tuo stack è un ricordo del passato, non tornerà. Certo, ma abbiamo iniziato a parlare di Italia, continuerei a Sì? parlare di Italia. Per facilitarci la cosa, proverei a segmentare il mercato, a clusterizzarlo. Lascerei per il momento perdere il piccolo. L'altro giorno ad AI Conf, Chiara Laghi, Innovation Manager di BNL BNP Paribas, ci ha detto che i vari report, tipo Gartner, ci dicono che in Italia l'87% dello spending sarà fatto da grandi player. Per questo direi, per il momento magari tralasciamo il mercato SMB e concentriamoci su due cluster che sono l'enterprise e il public sector, perché in Italia no, non è trascurabile. Quindi partirei dall'enterprise e mi interesserebbe parlare di come l'enterprise stia reagendo a tutto ciò che ci siamo detto fino ad adesso, nuovi trend, necessità di governance, attenzione ai costi e quant'altro. Quindi, tanto cosa sta avvenendo, ma poi cosa possiamo fare per sostenere questo percorso dell'enterprise verso i nuovi trend che abbiamo descritto. Cosa si vede a livello enterprise? Allora, la prima, andiamo per gradi con messaggi semplici da cogliere. Il primo dato che ci tengo a dare è che la crescita che misura il nostro osservatorio anno su anno nel mercato enterprise, lo chiamiamo così definendo le aziende che vanno dai 250 addetti in su, teniamo la definizione europea di PMI, quindi le PMI stanno dai 10 ai 250 addetti, lasciamo perdere le microimprese, parliamo enterprise da 250 in su. I tassi di crescita del mercato che noi misuriamo sono da 2 anni abbastanza stabili, sopra il 20%, prevediamo anche che continui questo trend, quindi 22 su 21, 24%, 23 su 22 abbiamo rilevato di nuovo 24%, quindi diciamo che il trend di crescita è allineato al mercato globale. Primo dato, insomma, le aziende italiane consumano cloud oggi in modo allineato in termini di crescita a quanto accade nel resto del mondo. E questo è un buon dato. Abbiamo invece misurato un ritardo importante acquisito fino al 2016, quindi c'è un gap ancora da colmare, ma i tassi di crescita oggi sono allineati. Primo messaggio. Secondo messaggio, sempre sul mercato enterprise, l'hai già anticipato tu, il tema della gestione del ciclo finanziario dei costi, cioè lo dico male ma si capisce bene, dello spegnere la luce quando non ti serve la luce nella sala riunioni, cioè di accendere workload solo nel momento che ti servono, di scegliere, fare scelte architetturali che indirizzano potenza e servizi che usi nel momento dell'effettivo consumo e non dimenticarteli e quindi non pagarli continuamente anche quando non generano valore. Ecco, questo tema che possiamo etichettare come FinOps, è iniziato nel 2022, nel 2023 si sono fatti budget più consapevoli, ma si sono messi a punto anche dei meccanismi automatici di controllo di questi costi e quando i costi vanno fuori controllo. Ad esempio, quando ci siamo incontrati all'AI abbiamo fatto due chiacchiere su un caso che abbiamo individuato di gente che ha fatto alcune sperimentazioni dell'AI senza percepire l'esatto consumo dei costi dei token che andavano a consumare.
e i costi gli sono esplosi in mano. Ecco, dei meccanismi con delle sonde automatiche che rilevano una esplosione anomala di costi, una crescita anomala dei costi e tendono a tagliare il servizio in modo preventivo per poi richiedere eventuali autorizzazioni nel procedere. Ecco. Questo è stato il 22 e il 23. Nel 24 questa consapevolezza è cresciuta perché è l'anno dell'intelligenza artificiale e quindi è l'anno in cui i budget si fanno con più cognizione di causa, ma si devono lasciare degli spazi per innovare e sperimentare per l'intelligenza artificiale. Quindi si è messo a punto un meccanismo che è un meccanismo in cui si collabora, cioè le business line collaborano con la direzione IT che deve fare le giuste scelte tecniche, riguardare la compliance con la normativa, con le AI Act, con il NIS, con tutte le scelte necessarie per rispettare le leggi e contemporaneamente i consumi vengono indirizzati dal business che ne ha bisogno per poter essere più competitivo. E quindi dagli anni, diciamo, 22-23 hanno portato una maggior consapevolezza, un meccanismo di controllo e ribaltamento dei costi. Nel 24 questa cultura è una cultura di collaborazione a livello enterprise, in cui si lavora spalla a spalla per andare a fare le migliori scelte dentro il cloud. E questo, diciamo, è un secondo importante elemento. Il terzo elemento è che questa gestione ibrida e multicloud ha portato ad una nuova consapevolezza. Una nuova consapevolezza del fatto che si è complicato tanto la gestione dei sistemi informativi, anche solo in termini di sicurezza. Cioè il dover mettere a punto dei meccanismi di consumo di servizi che vengono ribaltati ma anche indirizzati direttamente dal business. Ma il business, beh, provo questo software, ti do 10 account di prova. Bene, ci sono 10 nuovi residui user password da gestire che hanno un account di prova. Dopo 3 mesi, se sei soddisfatto, parte un contratto, ti chiamo a IT per vederne la compliance e ti accorgi solo lì che devi andare a gestire un nuovo sottocluster di persone abilitate al servizio. Il servizio va male, quindi abbiamo esteso a 300 persone, lo riduciamo a 100, eccetera, eccetera. Quindi anche solo una cosa così semplice come una volta erano le Active Directories, cioè no, quando non c'erano era ancora più semplice, perché quando c'era solo user ID e password, però quell'informatica lì non esiste più. Ma già, gestire correttamente il ciclo di vita delle utenze dentro un'azienda è un tema di sicurezza importante che va indirizzato. E poi pensiamo al parco applicativo che nel frattempo noi lo vogliamo far diventare cloud native e quindi lo stiamo componentizzando i microservizi, lo stanno mettendo dentro container e tutta l'orchestrazione di questa collaborazione, sappiamo che ogni microservizio contiene dentro di sé la porzione dei dati di persistenza che consuma e quindi c'è tutto un sistema di sicurezza, di autenticazione e sicurezza che va gestito da chi fa sistemi informativi. Questo è un tema che al di là della collaborazione che richiede per fare scelte informate nel cloud, occorre anche una collaborazione tra chi fa le scelte architetturali nel cloud perché questa gestione porta una nuova complessità da affrontare che richiede competenze, richiede investimenti e richiede rispetto della normativa perché nel frattempo le normative, soprattutto sulla sicurezza, si fanno più stringenti. E il 2024 quindi lo vediamo come un anno realmente di una complessità. Pensa che il workshop che abbiamo appena fatto sul tema della sicurezza, noi di solito facciamo, beh, tu ne hai assistito alcuni, quindi lo sai bene, no? Prendiamo la community che ci segue, sono più di 120 grandi aziende italiane che ci seguono nelle varie discussioni su cloud. Non ci stava nelle solite sale, che abbiamo una sala da 100 persone, perché sono arrivate veramente così tante iscrizioni che abbiamo dovuto portarle nell'aula magna del Politecnico per poter discutere del tema della complessità nel cloud e della sicurezza nel cloud. È un anno il 2024 è un anno in cui è dato per scontato che sia la piattaforma di riferimento, che sia ibrida, che sia multicloud e che lì dentro dobbiamo gestire una nuova complessità di orchestrazione di sistemi informativi moderni. Non è un anno banale, non è un anno banale, piacevole da un certo punto di vista, perché per il nostro osservatorio ormai siamo al 15° anno d'attività, quindi Wow. dici, ma com'è possibile? Eh sì, che si continua, la parola è sempre la stessa, cloud si chiama sempre così, ma in realtà continua a cambiare pelle.
E l'intelligenza artificiale, diciamo che è l'ulteriore catalizzatore di questo nuovo interesse. Devo dire che sono stato un po' sorpreso anch'io del numero dei CISO, Chief Information Security Officer, presenti, perché qui si uniscono due fenomeni. Da un lato c'è responsabilità civile penale sui servizi di sicurezza aziendale, sul rispetto della privacy, sul rispetto della normativa, e dall'altro l'intelligenza artificiale parte. Porta ulteriori complessità da affrontare, perché se io addestro un algoritmo sui miei dati di rilevanza strategica aziendale, non sono sicuro che io riesco a tutelarne la privatezza. A questa domanda tu stesso dicevi non tutti gli hyperscaler sanno dare una risposta, anche solo perché non c'è sufficiente potenza computazionale delimitabile in un unico dominio normativo di una singola regione. Non si parla di data sovereignty, no? Su questo argomento. E quindi è veramente un anno in cui ci sono arrivate tante tante domande dalla nostra community e si sta cercando di dare delle risposte. E il mercato dell'offerta non è così pronto su tutte queste domande, per tutte queste Tra domande. l'altro ricordiamo, tu hai toccato il tema della sovranità del dato, che a dirla tutta il 2024 è anche un anno che inizia con un Data Privacy Framework attivo e che Esatto. quindi permette, sempre che i cloud provider siano listati nell'elenco delle aziende, è sbagliato come termine, però semplifichiamo, certificate, autocertificate come aderenti al Data Privacy Framework, e questo riabilita, seppur parzialmente, la possibilità di utilizzare in maniera sicuramente GDPR compliant i servizi del cloud provider statunitense, perché con la caduta del Privacy Shield si era creato veramente questo. Non era un vulnus, de iure non lo era, perché de iure non dovevi usarli, ma de facto lo era perché non potevi andare dal mercato europeo e quindi anche italiano e dire adesso smettetela di usare Azure, AWS, Office 365 e via co conseguenza perché. Quindi tra Data Privacy Framework, lo EU Cyber Security Act, diciamo che proprio sul fronte di requisiti di sicurezza e di privacy, c'è stato un altro smottamento che, come tutti gli smottamenti, le cose che atterrano nuove hanno bisogno di sedimentare, di assestarsi e sedimentare. Quindi comprendo la necessità dei CISO. Tra l'altro, nelle note dell'episodio metteremo i link sia al sito, sia al canale Telegram degli osservatori, perché vi invito personalmente a seguire. Poi il canale Telegram è tanto comodo perché quando c'è un annuncio di evento, pubblicazione, ti arriva la notifica e non devi neanche dire mi vado a ricordare ogni tanto di andare sul sito. Quindi lo mettiamo nelle note. No, grazie, questo sì, quest'anno l'evento finale pubblico a cui potete iscrivervi se volete venire ad ascoltare i dati della ricerca 2024, lo faremo il 3 ottobre Va bene. mattina, quindi siete invitati, vi iscrivete dal link, vi potete iscrivere. E sì, Andrea, sono proprio d'accordo, tra l'altro l'Europa poi su questo si distingue perché ha delle normative sull'AI Act, l'abbiamo citato, su DORA per i servizi finanziari, sul NIS2 per tutte le aziende, sono arrivati tutti contemporaneamente nel 2024, quindi il tema della sicurezza ha creato una community particolarmente sensibile all'argomento. E cloud, nel momento che fai modernizzazione di parco applicativo, stai estendendo il tuo parco servizi, stai ripatriando magari alcune applicazioni e ne stai facendo uscire altre, stai rivedendo la tua architettura, cloud porta una nuova complessità da affrontare. Per chiudere magari con un po' un aneddoto, allora sì, inizialmente su cloud diceva no, mai nei dati nel cloud perché il mio sistema informativo è più sicuro. Poi quando si è iniziato a vedere le tecnologie per garantire la sicurezza nel cloud, quelle certificazioni interne non si potevano avere, quindi si è passati a dire no, è vero, cloud di per sé come principi tecnologici a disposizione dà livelli di sicurezza più alti. Ma poi è invece in termini di governance della sicurezza, di policy,
di modelli organizzativi per rispettare le normative, e certo a questo punto di nuovo ti arriva una nuova complessità da gestire, quindi è un continuo cambiamento, e quel cambiamento, voler cambiare, è complesso. Quindi i mattoncini e i tool ci sono, e tutti i provider oggi si differenziano proprio per la qualità dei mattoncini in termini di sicurezza, ma per adottarli occorre effettivamente affrontare una nuova complessità. Quindi è un po' stato un prima cloud no perché non è sicuro, poi cloud sì perché è sicuro per definizione, adesso è cloud però è complesso da adottare dovendo rispettare tutte queste normative. Certo, c'è da dire che chi è stato fermo non è che non ha aumentato i propri livelli di sicurezza, perché chi è stato fermo non ha seguito i porting di release, ha oggi delle falle da colmare, che richiedono investimenti, e forse non è neanche più in grado di farlo, perché non esistono pranzi gratis nel mondo dell'innovazione. Assolutamente. Mi prenderei un ultimo 5 minuti, non di più, per ricollegarmi a, tu hai detto, l'Italia non è un paese anticipatore, è più follower, ok? No. Tanto più se ci spostiamo dal mercato privato al public sector, ok? Quindi public sector, sappiamo che in Italia c'è stata una vicenda complicata come quella del polo strategico nazionale, sembra che una decisione ci sia stata e che quindi l'attuale PSN sia considerabile un approdo stabile, ed in effetti si cominciano a vedere delle migrazioni importanti anche solo a livello di annuncio. Penso che recentemente AGI del Ministero della Difesa hanno annunciato volontà di migrare servizi non banali verso il polo strategico nazionale. Quindi cosa si osserva lato public sector? Allora, è un tema sempre delicato, perché non si hanno a disposizione dati così puntuali come quelli del mercato enterprise, perché non è così banale andare a misurare i dati specifici. Però al di là di quello, quindi noi abbiamo fatto delle verticalizzazioni del nostro osservatorio, e c'è stato un cambio di passo, quindi da verificazione del nostro osservatorio abbiamo fatto degli eventi, li facevamo a Roma proprio per il public sector. Allora, per anni mancavano gli attori attuatori, nel senso che si riusciva a capire che il paradigma del cloud, pensa ad esempio nella sanità, dove il mercato è frammentato in quanto c'era per ogni regione un insourcer gestito dalla regione che aveva la delega a erogare dei servizi per la sanità regionale, visto che è regionalizzata, e era intuitivo capire che se dentro questi operatori regionali si fossero fatti gli investimenti, si fossero erogati ad esempio i servizi del fascicolo sanitario elettronico, della cartella clinica digitale, si sarebbe fatta efficienza del sistema paese, ma la capacità di investimento era ancora limitata. Quindi il nostro osservatorio misurava delle importanti opportunità, ma una capacità ancora limitata di investimento top down dalle pubbliche amministrazioni centrali. Quindi alcuni operatori come INPS, come il MEF, riuscivano ad avere capacità di investimento e lo facevano per dei servizi nazionali. Per i servizi regionali mancava questa capacità di trasmissione. Poi è arrivato Covid. E Covid ci ha spinto nei fatti, perché tutti abbiamo dovuto scaricarci, abbiamo visto che è accaduto qualcosa tutto sommato di miracoloso, perché vi ricordate il, come si chiamava, il passaporto per potersi muovere? Il Green Pass. Il Green Pass, ecco. Il Green Pass è accaduto qualcosa di meraviglioso, facevamo il tampone e immediatamente avevamo il Green Pass aggiornato. Quindi un servizio sanitario nazionale, si sono trovati degli operatori che hanno erogato questo servizio a livello centrale, e si è visto il valore. Quindi come cittadini abbiamo capito, cavolo, se la pubblica amministrazione agisce in questo modo ci cambia la qualità della vita. Ci è accaduto per lo SPID, al di là di qualche complessità, ma ci siamo accorti anche con lo SPID, noi ci autentichiamo oggi su tutti i servizi. Quindi c'è stato un cambio di passo nel mindset, molto lavoro l'aveva fatto anche il governo precedente, vi ricordate Piacentini che aveva investito molto tempo nell'Agid, eccetera. Le risorse economiche erano sempre abbastanza tirate.
cosa è accaduto di nuovo? Secondo astro che si allinea, il PNRR. Quindi il PNRR ha a disposizione potenzialmente 30 miliardi da investire nel quinquennio per la digitalizzazione della pubblica amministrazione che deve orchestrare servizi ai cittadini e servizi alle imprese. Quindi oggi ci sono anche questi servizi economici. Tu hai detto c'è stato effettivamente qualche inciampo, è vero, perché i tempi serrati di attuazione del PNRR sono stati dettati un po' top down da un piano che è stato disegnato un po' anche di corsa in Europa. E gli operatori italiani hanno dovuto adeguarsi a un piano che non era scritto tenendo conto della complessità gestionale e organizzativa sottostante. Cioè, riuscire a erogare servizi per i comuni italiani, sono più di 8.000, riuscire a erogare, adesso la sanità un po' di esperienza l'ha fatta, delle cose stanno già accadendo, eppure sappiamo indicativamente che le cifre spese sono ancora molto indietro a quelle previste a piano, anche per la sanità, dove già però ci sono operatori di una certa dimensione. Più andiamo a polverizzare la dimensione dell'ente, le competenze interne negli enti, e più ci troviamo che questo mercato, che è potenzialmente un mercato interessante, che va a superare i 3, si arriva ai 4 miliardi di capacità di investimento anno su anno, quindi cifre importanti, ha un'isteresi da avviare in termini di competenze, di personale, che richiede investimenti privati. Ecco, quello che non è così funzionato così bene è la capacità di unire subito investimenti pubblici e privati, perché bisogna far partire le gare. Ci sono state alcune polemiche perché in un'importante gara c'è stato un ricorso, si è dovuto risolvere correttamente la dialettica dietro il ricorso. Insomma, c'è un'inerzia da far partire. Di nuovo, cosa vediamo dai nostri dati? Che il 2024-2025 sono anni in cui i temi più grossi sono stati indirizzati. Adesso si tratta veramente di correre, un po' come per tutto il PNRR. Paradossalmente è stato un po' più facile far partire alcune opere infrastrutturali come l'alta velocità, perché avevano più esperienza le pubbliche amministrazioni ad appaltare progetti infrastrutturali fisici piuttosto che quelli digitali. È l'anno in cui partono anche i progetti digitali, il cui valore però ha un impatto sui cittadini enorme. Quindi sarebbe, qui il messaggio importante, e sarebbe un danno grave non riuscire a utilizzare queste capacità di spesa, perché questi impatti sui cittadini sono impressionanti. Cioè, avere un fascicolo sanitario elettronico, oggi finalmente iniziamo ad averlo. Quanto è bello vedere tutte le tue registrazioni mediche, che non sei più tu a fare il middleware con le lastre, no? Queste fotografie delle lastre che noi portiamo da un punto all'altro della pubblica amministrazione, della sanità, perché siamo noi ancora al middleware, perché non c'è una traccia digitale dei dati che sono nati digitali, sono stati stampati, ci chiedono di farlo. Ecco, questo è un ricordo di un passato. Oggi fortunatamente non accade più, almeno nelle regioni più evolute. Purtroppo sta andando a macchia di leopardo, quindi ci sono alcune regioni che stanno andando bene, altre meno, e cercare di uniformare, imparare dalla best practice e cercare di uniformare e rendere la stessa qualità di servizio in tutto il territorio nazionale è ancora una sfida difficile. Questo sì. Sono però fiducioso perché è un passo avanti per l'intero paese, quindi sono fiducioso, dobbiamo tutti dare una mano e spingere in questa direzione. Si sono fatti dei raggruppamenti interessanti di imprese che lì sopra stanno investendo molto, e quindi ci sono degli insurer con nomi importanti, dei big player, ci sono dei telco, ci sono delle grandi aziende a controllo statale, che stanno giocando lì sopra. Quindi questa emergenza sanitaria, questa emergenza nei comuni, nella digitalizzazione, può trovare una risposta. Cloud in questo è formidabile. Rimane il gap culturale e in alcune zone anche infrastrutturale. Ecco, anche questo è un altro tema, se ne discute. C'è ancora un gap infrastrutturale, quindi puoi andare a erogare alcuni servizi in terreni che hanno ancora un digital divide infrastrutturale, ha un'altra complessità da affrontare. Assolutamente. Stefano. Però insomma si parla di miliardi, finalmente miliardi a disposizione. Io non li ho mai visti. Cioè, quando
ricordiamoci, giusto per dare un'ora di grandezza, se chi non è abituato con i numeri, il mercato enterprise italiano è un mercato da circa 40 miliardi. Se emettiamo 3-4 miliardi l'anno nel settore pubblico, cioè, insomma, stiamo facendo un salto dell'ordine del 10%, un salto in avanti dell'ordine del 10% in servizi da dare ai cittadini e alle imprese, di qualità, servizi digitali da dare ai cittadini e alle imprese. È un passaggio da fare, quindi è importantissimo, è un'opportunità da non perdere. Sono assolutamente d'accordo, davvero d'accordo. Stefano, grazie mille. Io non vedo l'ora, anche se ho voglia di vivermelo il tempo, per carità, ma so già che abbiamo due appuntamenti immancabili, che sono il 3 ottobre col convegno di presentazione, pubblico di presentazione dei dati dell'osservatorio, e poi non sappiamo ancora la data, ma l'anno prossimo, largo circa un giorno di giugno, faremo di nuovo il nostro Stato dell'Unione di metano. Ti ringrazio davvero tantissimo perché sapevo che sarebbe avvenuto, ma non manca mai di stupirmi piacevolmente. Ci hai davvero portato tanta informazione fruibile ed utile, azionabile. Quindi grazie davvero. A presto. Andrea, guarda, sono io che ti ringrazio, a parte per l'opportunità che mi dai, ma per il lavoro che fai, perché Cloud Champions è una community che c'è da anni. Quest'anno è partita l'Edicola Cloud, quindi questo lavoro continuo di sensibilizzazione che stai facendo è indispensabile perché la community cloud dei decisori aziendali è chiaro, va indirizzata, ma poi c'è tutta una community di interpreti su cui si deve saper comunicare, quindi quello che fai nel divulgare delle informazioni che sennò rimarrebbero ristrette a una community di decisori e non invece a chi attua e lavora quotidianamente sul tema, è molto prezioso. Quindi sono io che ti ringrazio e sarò ospite con piacere alla nostra prossima live. Grazie mille. Ciao a tutte e tutti. Alla prossima puntata. Ciao Stefano. Grazie, ciao, ciao Andrea.